Da domenica 20 gennaio il mercato ittico di Piazza Duca degli Abruzzi si trasferisce al CAN, Centro Agroalimentare di Volla, in attesa che si realizzino gli interventi di riqualificazione dell'area imposti dall'ASL per le carenti condizioni igienico-sanitarie in cui versa la struttura. La decisione è stata approvata a maggioranza nella seduta odierna di Consiglio Comunale, con un ordine del giorno che mira a preservare il mercato ittico di Duca degli Abruzzi e valorizzare contemporaneamente il centro polifunzionale di Volla. È qui che saranno definitivamente dislocati gli operatori del pesce surgelato e solo temporaneamente il periodo necessario per la realizzazione dei lavori, quelli del pesce fresco. Il mercato ittico di Piazza Duca degli Abruzzi resterà in città, andrà del tutto ammodernato perché, come sappiamo, ci sono le prescrizioni dell'ASL per una completa ristrutturazione che andava fatta dopo tanti anni, quindi sarà momentaneamente chiuso, gli operatori si appoggeranno al CAN per il periodo necessario e in questa fase studieremo anche un modo per una gestione fatta appunto d'intesa con gli operatori mercatali in modo che sia più conveniente ed economica per tutti. Per quanto riguarda il congelato resterà in ogni caso al CAN all'ingrosso. Gli operatori che si sono riuniti in consorzio si sono offerti di fare loro i lavori di ristrutturazione. Questa proposta sarà valutata, chiaramente sarà valutata in base alle norme, quindi dovremo vedere come andranno fatti gli affidamenti e una volta studiata la cosa, però non c'è una preclusione, come dire, politica a un'iniziativa di questo genere, quindi può darsi che siano stesso loro a realizzare questi lavori. Sarà il Comune, con un tavolo tecnico già costituito, ad individuare la gestione del mercato di Via Duca degli Abruzzi, mentre l'amministrazione del CAN dovrà attivarsi per mettere a reddito le proprie strutture ed incrementarne le funzioni. È uno dei progetti che si trova in pole position nel governo tra i piani città, è proprio il progetto che questa amministrazione ha presentato per la valorizzazione della zona dove esiste il mercato ittico, il Parco della Marinella e Via Marina. Che se quel progetto tra 15 giorni verrà approvato, noi avremo ulteriore motivo per dimostrare che l'intenzione della nostra amministrazione, ritengo della città tutta e anche del Consiglio Comunale, quello che sto ascoltando, è quello di valorizzare quell'area.